tu devi mettere in pista la legge inglese che ha pulito e ripulito il calcio, punto e a capo, fine. Io non mi metto a costruire delle nuove strutture per farmele distruggere da chi viene allo stadio senza voler essere un cultore dello sport, senza voler tifare per i colori della propria squadra in maniera corretta e sana. Questo vi deve essere chiaro, perché io ci sto scommettendo la mia faccia e i miei soldi personali. Il Napoli più di tanto non può fatturare, quindi io so che se ci metto dei soldi ce li devo mettere personalmente, perché non arriveranno dal fatturato del Napoli. Quindi io sottolineo con fermezza questa mia proprio idea inderogabile. Quindi dico: caro Luigi, bisogna che tu alzi il telefono con il dottor Malagò, chiami il ministro Alfano e gli dici: caro Alfano, bisogna che tu volti pagina, perché così non andremo mai da nessuna parte. L'incontro di oggi segue altri incontri col presidente Laurentiis, è molto importante, perché l'accordo che abbiamo raggiunto poche settimane fa è stato un accordo serio nell'interesse della città. Trovare un punto d'incontro partendo da posizioni anche complicate è stato un fatto importantissimo per la città di Napoli. Oggi siamo in corsa, sia la società che il comune, per riuscire a realizzare l'inizio dei lavori per il 1° luglio. È un obiettivo molto difficile, molto complicato, ma c'è un'esposizione personale sia mia del presidente. Ovviamente condivido, io non è che abbia rapporti ovviamente eccellenti per i noti motivi con il ministro dell'interno, ma ovviamente userò tutti i miei buoni uffici per chiamarlo e per cercarlo di convincere, perché condivido il ragionamento. Ho usato una battuta per sottolineare un fatto grave. Io credo che quello che è accaduto, io sono stato anche testimone oculare di quella partita a Roma della finale Fiorentina-Napoli, e anche quello che è accaduto purtroppo, ahimè, con lo stesso prefetto poco dopo a Roma per quanto riguarda i tifosi del Feyenoord, è un fatto molto grave. E quindi io mi rendo conto che chi vuole investire economicamente, chi vuole investire politicamente, chi vuole investire istituzionalmente deve pretendere da chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico del nostro paese di misure sempre più efficaci. Noi vogliamo città sicure, perché poi quando accadono episodi di danneggiamento e di violenza gli effetti collaterali ricadono sulle comunità, sui sindaci, sugli amministratori locali. Il sindaco chiede che ci siano garanzie di sicurezza per tutti i tifosi che vanno allo stadio, e lo Stato è in grado di garantire la sicurezza quando vuole a Roma come altrove. Un anno fa è andata male, malissimo, Napoli ha perso un suo figlio, un suo concittadino, e là c'è chi ha sbagliato e chi non ha pagato, al di là delle indagini giudiziarie che sono autonome e hanno il loro corso. Quindi quella lezione deve servire, anche se poi quello che è accaduto a Roma recentemente col Feyenoord ha riproposto sicuramente lacune che vanno colmate in tema di prevenzione dell'ordine pubblico durante le partite. Lo Stato deve essere più forte dei violenti, su questo non c'è dubbio.